Quando cominciò il suo buidialo, io ero primo che non ci voleva credere. Tutti dicevano che c'era il suo virus da Cina, che si attaccava nei polmoni, che se poteva morire subito. Ma io non ho voluto dare retta a tutto quello che dicevano su Facebook. E mi inventavo qualche cosa per poterne uscire. Quando è cominciato tutto, lui non ci credeva. Iava a cattare un pane, scendeva, pigliava chi era la monnezza. Pure le sigarette mi va a cattare, per non morire di rincia con mia mogliere. E io non fumo. Quindi vi lascio immaginare su cosa significa stare di rincia con una persona del genere. Preferiva uscirsene che stare dentro a casa con sua moglie. Poi un giorno Giuseppe Conte se ne uscì con decreto legge. Lui diceva che a tutti dovevamo stare nelle proprie case, chiusi, rincia, senza poter fare niente. Eppure i coglioni che ne escono ci sono sempre, perciò se io mi stare a casa, Se lui deve stare a casa! buona c'è la vita di stare a E casa. voi dovete stare a casa! Tutto il mondo deve stare a casa. Tutto il mondo deve stare a casa, coglionazzi! C'è dire l'ultima cosa a mio figlio, che sicuramente è un'avanzata depressione, come sempre, tutta innata l'avanzata depressione. Figlio mio, stata a casa! Quieto. Non essere sangue mio!